Stati Uniti e Israele contro il segretario generale Guterres per aver definito all'ONU gli attacchi di Hamas una risposta all'occupazione israeliana. L'esercito di Tel Aviv pronto per l'operazione di terra a Gaza. Ospedale al collasso, 6 le strutture a rischio paralisi nella striscia, manca tutto, apprensione per i piccoli ricoverati nel reparto di terapia intensiva neonatale dell'ospedale di Al-Shifa, oggi non sono riusciti ad arrivare i camion di aiuti. Manovra, arriva la prima bozza, novità sulle pensioni, più difficile l'anticipo, adeguamento pieno all'inflazione per quelle sotto i 2.000 euro, sale l'IVA sui prodotti prima infanzia. In Islanda le donne scioperano contro il divario retributivo rispetto agli uomini e contro la violenza di genere. Incrocia le braccia anche la Premier che si unisce alla protesta insieme alle ministre del suo governo. 20:31 minuti, una manciata di secondi. Benvenuti al TG 2000. Buonasera. Dunque Israele sarebbe pronto all'invasione di terra mentre scoppia la polemica Guterres che accusa Israele di aver provocato Hamas. Ma gli Stati Uniti intervengono. La responsabilità del 7 ottobre è di Hamas, solo di Hamas, non di Israele né dei civili innocenti. Il punto con Massimiliano Cocchi. Quando in questa sala avremo finito i nostri discorsi, 150 palestinesi saranno stati uccisi e nulla giustifica quello che Israele sta facendo, come nulla giustifica la vostra inerzia. È un attacco durissimo quello del ministro degli esteri palestinese Riyad al-Maliki al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. A Gaza, dice al-Maliki, ci sono 2 milioni di persone che ogni giorno cercano di sopravvivere e il 70% dei quasi 6.000 palestinesi uccisi nelle ultime 2 settimane sono donne, bambini e anziani. Proprio nella giornata in cui si celebra l'entrata in vigore della Carta delle Nazioni Unite, un altro attacco arriva da Israele che con il proprio ambasciatore al Palazzo di Vetro, Gilad Erdan, ha chiesto le dimissioni del segretario generale Antonio Guterres, colpevole di aver detto che il terribile attacco di Hamas del 7 ottobre è avvenuto dopo che i palestinesi sono stati sottoposti a 56 anni di soffocante occupazione. È una guerra diplomatica che fa da sfondo alla guerra reale. Anche oggi l'aviazione israeliana ha colpito duramente la striscia di Gaza. Queste sono le immagini della strage al mercato di Nusayrat, dove sono morte 12 persone. Hamas e Jihad Islamica hanno risposto sparando salve di missili intercettati e distrutti dal sistema di difesa Iron Dome. L'esercito intanto preme per dare il via all'operazione di terra. Siamo pronti all'offensiva, che è stata ritardata solo per motivi tattici e strategici, ha dichiarato oggi il capo di Stato Maggiore della Difesa, il generale Herzi Alevi, che ieri sera assieme al premier Netanyahu e al ministro della difesa Gallant aveva dovuto smentire le voci di forti tensioni tra governo ed esercito legate proprio all'inizio dell'invasione. La vicenda degli ostaggi in mano ad Hamas, una delle 2 donne liberate ieri, racconta: ho visto l'inferno. Beatrice Bossi. Sono stata portata via da casa, messa su una motocicletta, presa a bastonate da non riuscire a respirare e tenuta ostaggio nei tunnel sotterranei di Gaza. La signora Yosevet, 85 anni, racconta l'inferno che ha vissuto per 16 giorni come prigioniera di Hamas. Rilasciata ieri sera, parla dall'ospedale di Tel Aviv. Il ricordo è vivido, la paura tanta, perché in quell'inferno brucia ancora suo marito, ostaggio dei terroristi anche lui dal 7 ottobre. Mamma è tornata e siamo felici di averla con noi, dice la figlia, ma il nostro cuore è con gli ostaggi che sono ancora a Gaza. La trattativa per la liberazione di sua madre e dell'altra donna israeliana ha avuto più successo di quella ancora in corso per il rilascio di altri 50 prigionieri con doppia cittadinanza. I negoziati sono in una fase di stallo. Hamas chiede in cambio del carburante che Israele non intende cedere. Nelle mani dei terroristi ci sono ancora 220 persone di almeno 25 diversi paesi del mondo. Donne, anziani, bambini, soldati e civili diventati loro malgrado pedine con cui i miliziani giocano la loro partita. Sempre grave la situazione umanitaria a Gaza e dintorni, ospedali senza carburanti, migliaia di vite a rischio e i 20 camion di aiuti non sono riusciti a entrare nella striscia. I servizi di Nicola Ferrante e Pierluigi Vito. Una
Nazioni Unite e OMS minacciano di sospendere le operazioni umanitarie a Gaza, l'annuncio in serata al termine di una giornata drammatica, con 6 ospedali a rischio paralisi. Denunciano la mancanza di carburante, indispensabile per tenere aperte le sale operatorie e accese le apparecchiature salvavita. Senza elettricità, domani entrambe le organizzazioni si fermeranno. Già oggi scene strazianti davanti agli ospedali. 2.000 malati di cancro, 1.000 dializzati, centinaia di neonati lottano fra la vita e la morte. Secondo il Ministero della Sanità di Gaza, da inizio conflitto sono 5.791 le persone decedute, 704 nelle ultime 24 ore, 2.360 bambini privati del loro futuro. Reagisce così la popolazione ai volantini che Israele ha fatto piovere dal cielo. Se non andate via subito da Gaza, c'è scritto, sarete considerati parte di Hamas come terroristi. Nella striscia ci sono 14 connazionali, lo specifica il titolare della Farnesina, 7 con passaporto italiano, 7 con passaporto italo-palestinese. Poi ci sono altri 4-5 familiari, fra moglie e bambini. Di poco fa la notizia che i 20 camion che avrebbero dovuto consegnare ulteriori carichi di prima necessità non sono riusciti a entrare. La denuncia dalle Nazioni Unite, servono aiuti con urgenza perché la popolazione è sull'orlo della fame. Che cosa significhi l'assedio totale imposto da Israele a Gaza lo si può capire nel reparto di terapia intensiva neonatale dell'ospedale Al-Shifa, dove la vita di decine di piccoli è appesa a un filo. Tutti i bambini qui sono sottopeso e hanno bisogno di cure intensive, ma ci mancano i farmaci di base, dice il dottor Nasser Bulbul, il primario. Abbiamo i ventilatori, ma ora 7 non funzionano, ne abbiamo solo 10 operativi, che è un chiaro segno della catastrofe che si profila. Servono le forniture mediche, ma più ancora la certezza che resti l'energia elettrica. Qui abbiamo 55 bambini, se perdessimo l'elettricità tutti quelli che hanno bisogno dei macchinari per restare in vita morirebbero entro 5 minuti. Nel team di Bulbul sono rimasti in 4, gli altri medici sono stati costretti a lavorare negli ospedali delle aree meridionali della striscia a causa dei bombardamenti israeliani e delle strade bloccate. Dal primo giorno dell'attacco sionista, dice il dottore, abbiamo sofferto duramente in questo dipartimento. Qui non solo curiamo i neonati, ma anche i bambini che si sono riversati all'ospedale Al-Shifa. Ci sono più di 60.000 persone che hanno figli affetti da problemi medici. Cerchiamo di visitarli anche nelle loro case, con quello che ancora ci resta. Prosegue anche il conflitto in Ucraina. La flotta russa, secondo Zelensky, sta abbandonando il Mar Nero. Ci aggiorna Antonio Soviero. La flotta russa sta gradualmente abbandonando la Crimea. Lo ha detto oggi Zelensky, un annuncio che sa di propaganda. Da Mosca nessun commento ufficiale. La guerra è al giorno 608. I filorussi denunciano un attacco ucraino con droni antiradar su questa casa a Kalininsky, nella città occupata di Donetsk. Una persona sarebbe stata uccisa e un'altra ferita. Finora Kiev non ha rivendicato l'attacco. Secondo gli ucraini, invece, gli invasori hanno bombardato le regioni di Kherson al sud e Kharkiv al nord. Danneggiato un ospedale. Dal fronte opposto si riferisce di esplosioni nella città russa di Rostov e dell'ennesima morte improvvisa di un top manager della Lukoil. Si tratta questa volta del capo del consiglio di amministrazione della compagnia petrolifera russa, ucciso ufficialmente da un infarto. È il terzo dirigente della società morto dall'inizio della guerra. Secondo i media ucraini, il Ministero della Difesa del Cremlino starebbe reclutando donne per mandarle al fronte come cecchini e operatrici di droni. Infine, tornando a Zelensky, il presidente ucraino, intervenendo alla riunione dei commissari dell'Unione Europea, annuncia: abbiamo attuato tutte e 7 le raccomandazioni della Commissione Europea per aprire i colloqui di adesione entro quest'anno. Un lungo e caloroso applauso ha accolto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, entrato nell'aula che ospita i sindaci riuniti per la 40ª Assemblea Nazionale dell'ANCI. Mattarella è stato accolto dal sindaco di Genova Marco Bucci, dal governatore della Liguria Giovanni Toti e dal prefetto Renato Franceschelli. Nel suo intervento Mattarella ha sottolineato il ruolo dei comuni, a cui è chiesto spesso di intervenire come pronto soccorso, di decidere in fretta senza avere certezza delle risorse necessarie ad affrontare le emergenze, con i sindaci in prima linea.
Prima bozza del governo, della manovra del governo, novità su pensioni e cuneo fiscale. Sentiamo quali da Augusto Cantelmi. 91 articoli, un centinaio di pagine, la bozza della legge di bilancio di 24 miliardi attesa al Senato per l'inizio dell'iter parlamentare. Si parte dal capitolo pensioni con l'adeguamento pieno all'inflazione per quelle fino a 4 volte il minimo, cioè sotto i 2.000 euro. Viene introdotta quota 104 per andare in pensione necessari 63 anni e 41 anni di contributi. Resta opzione donna, ma con requisiti ancora più stringenti. L'età sale da 60 a 61 anni con lo sconto per chi ha almeno due figli. Confermato il taglio del cuneo fiscale, ossia la differenza tra il lordo e il netto in busta paga, 7 punti in meno fino a 25.000 euro di reddito e 6 punti in meno fino a 35.000 euro. La misura, che riguarderà più di 13 milioni di lavoratori, avrà un costo di 10 miliardi. Sale dal 5 al 10% invece l'IVA per i prodotti dell'infanzia, dai pannolini al latte in polvere, così come i prodotti per l'igiene femminile. Un pacchetto di norme importanti riguarda il contrasto all'evasione nel settore del lavoro domestico, mentre viene confermato lo stanziamento di 3 miliardi per la sanità. E in un videomessaggio in occasione del 40° incontro dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani in corso a Genova, la Presidente del Consiglio Meloni ha ribadito il ruolo centrale dei sindaci per l'utilizzo dei soldi del PNRR. L'ok dalla Commissione alle modifiche della quarta rata lo dobbiamo soprattutto al lavoro che abbiamo portato avanti in questi mesi insieme. Circa 3 milioni di italiani rinunciano a curarsi quando i costi delle prestazioni mediche non sono coperte dal Servizio Sanitario Nazionale. Il 65% degli italiani, in caso di necessità, attinge ai risparmi per curarsi. Il 4% si indebita, mentre l'11% non usufruisce di prestazioni mediche a pagamento. I dati emergono da un'indagine dell'Istituto Piepoli. Sciopero delle donne oggi in Islanda contro la disparità di trattamento economico con gli uomini. Barbara Masulli. In questa piazza c'era il 90% delle donne islandesi, decine di migliaia. Le immagini risalgono al 24 ottobre 1975, quando a Reykjavik le lavoratrici scesero in strada per chiedere uguaglianza in tema di diritti e retribuzioni. Dopo la manifestazione qualcosa nel tempo è stato ottenuto. Basti pensare che nel 1980 è stata eletta la prima presidente islandese e da 14 anni l'Islanda è ritenuto un paese virtuoso in fatto di uguaglianza di genere, secondo il Global Gender Gap Index. Eppure non basta. Stando ai dati dell'ufficio statistico islandese, infatti, in alcuni settori, specialmente sanità e istruzione, le donne guadagnano almeno il 20% in meno dei colleghi. A ciò si aggiungono le violenze e le discriminazioni che tante subiscono solo in quanto donne, il 40% per rendere l'idea. È per questo che nello stesso giorno di ottobre, a distanza di 48 anni, si è tenuta una nuova protesta delle donne, a cui hanno partecipato molti uomini. Le vie dello shopping oggi sono rimaste semivuote nella capitale, le porte dei negozi serrate, chiuso per sciopero, si legge sui cartelli. Alla manifestazione, al grido di «tu questa la chiami parità», partecipano tutte, anche le donne che lavorano in casa senza uno stipendio e anche la premier Katrin Jakobsdottir. Nella speranza di avere gli stessi risultati dello sciopero del 78 che ha avuto echi per anni nella società. Arriva il maltempo, il calo delle temperature un po' su tutta l'Italia, piogge soprattutto in Liguria, in particolare sul Levante di Genova. Hanno creato gravi allagamenti a Recco e Camogli. Le precipitazioni hanno fatto esondare il torrente Recco che attraversa la città, provocando l'allagamento di diverse strade e piazze. Nel pomeriggio una bomba d'acqua e raffiche di vento si sono abbattute su Roma, in particolare nei quartieri nord, provocando allagamenti e disagi. Trento è la città più verde d'Italia, lo dice una classifica stilata da Legambiente. Ce ne parla Alessio Orlandi. Una buona qualità dell'aria, consumi idrici in diminuzione e la produzione totale di rifiuti in calo fanno di Trento il capoluogo più verde d'Italia. A certificarlo, Ecosistema Urbano 2023, il rapporto Legambiente Sole 24 Ore sulle 105 città italiane più attente alla salute ambientale. Lontane dalla vetta della classifica tutte le grandi aree urbane. Le migliori sono Venezia all'11ª posizione e Bologna alla 23ª. Milano scende al 42ª posto, Roma è solo 89ª, stritolata da traffico, smog e rifiuti. A me mi sembra sempre uguale.
su miglioramento? Non mi sembra. Il peggioramento è ormai va avanti da anni, ma adesso mi sembra siamo arrivati agli estremi. La prima città del sud in classifica per qualità dell'aria, mobilità sostenibile e utilizzo dell'acqua è Cosenza alla settima posizione, ultime Catania e Palermo, entrambe al 105° posto. Ad aggravare la salute delle città anche il cambiamento climatico, risultato di un uso incontrollato dei combustibili fossili, soprattutto gas e petrolio. L'Agenzia Internazionale dell'Energia ha lanciato oggi l'allarme: difficile limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi entro il 2030. Non c'è soluzione su questa cosa, non lo so. Limitare, o per esempio il discorso delle macchine elettriche, ma non tutti ce le possiamo permettere, voglio dire, non è uno scherzo, costano tantissimo. Diciamo che gli ecoattivisti che si mettono sulle tangenziali a bloccare le macchine, cioè veramente non è quella la battaglia che uno deve fare. Però si può fare sicuramente di più. Cercare di ridurre i rifiuti, più che pensare alla raccolta, ridurli proprio, quindi comprare cose non confezionate, risparmiare l'acqua, ridurre al minimo il riscaldamento, questo. Premiato in Senato il cardinale Zuppi dall'Associazione Culturale Medicina e Frontiere per l'impegno in favore della pace e dei diritti umani come inviato di Papa Francesco per il dialogo nei teatri di guerra. Lavora con noi la pagina per candidarsi ad un impiego in Vaticano. La sezione è presente nel nuovo sito della Segreteria per l'Economia, da oggi online. Ce ne parla Rita Salerno. La Santa Sede ha un nuovo sito web per quanti cercano occupazione in Vaticano. Lavora con noi, questo è il nome della sezione apposita del sito della Segreteria per l'Economia, online da oggi, dove si può verificare le posizioni vacanti e inoltrare il proprio curriculum. Per il prefetto del Dicastero, il laico Maximino Caballero Ledo, si tratta di un aspetto chiave della riforma che prevede personale non soltanto competente, ma anche motivato e soprattutto dotato di senso etico, di cui la decisione di dare vita alla sezione del sito che fornisce tutte le informazioni sui posti vacanti e sulle caratteristiche richieste al candidato. Se interessati alla posizione si potrà inoltrare la propria candidatura. La selezione del personale sarà così orientata alle persone effettivamente interessate all'incarico specifico e non più, come accadeva in passato, basata solo sui curricula inviati ed eventualmente disponibili. La sezione dedicata al personale laico si rivolge naturalmente a candidati esterni al Vaticano, ma ciò non toglie che in futuro ci sarà la possibilità anche per il personale dipendente di verificare eventuali posizioni più confacenti alle proprie competenze, incentivando in tal modo la mobilità interna. Già da ora si può inoltrare il curriculum anche in mancanza di una posizione lavorativa specifica. Alla Festa del Cinema di Roma il film di Giulio Base, A la Recherche, Fabio Falzone. Alla ricerca c'è qualcosa di bello, dovremmo esserlo sempre tutti, no? Stai scrivendo una sceneggiatura tratta da A la Recherche di Tom Pardieu? Una sceneggiatura? La sceneggiatura. Per Visconti. Uno sceneggiatore in crisi, un'attrice altezzosa, una villa, un gioco del gatto e del topo nel tentativo di scrivere un'utopica sceneggiatura ispirata alla Recherche di Proust, da sottoporre addirittura a Luchino Visconti. Un atto di amore per il cinema, quello che è stato ieri e quello che potrebbe essere oggi. Vorresti disperatamente appartenere a quella classe che ti rifiuta. In scena con Giulio Base anche la star del cinema francese Anne Parillaud, indimenticabile protagonista e vincitrice di un César per Nikita di Luc Besson. Che cosa rappresenta il cinema per lei oggi? Il problema, ci ha detto oggi Anne Parillaud, è che il cinema in questo momento è interessato soprattutto all'incasso e sempre meno al contesto artistico e creativo, ed è un limite. Si fanno prodotti, non opere. Questo film è invece esattamente il contrario. C'era un codice tra lei, questa è una cosa che forse lei non ti ha detto, che dico per la prima volta. Noi la chiamavamo la cuisine. Cioè cucinavamo insieme, il film diciamo, lo cuciniamo insieme, non c'è lo chef, cioè siamo insieme a cercare di cucinare questa cosa per tutti. Quindi questo mi è sembrato molto bello, oltre a condividere tra le tante cose della ricerca. Una cosa che non ti ho detto è, no, la ricerca è sempre assoluta. Prima di chiudere una notizia di calcio, l'Inter ha battuto il Salisburgo 2-1 nella terza giornata della Champions League. Per oggi è tutto, vi lascio al film Bolide Rosso con Tony Curtis. Buon proseguimento di serata, arrivederci.